Sto più vicino però stavo. Sto più vicino stavo. E sei tu il 2? Vai Antone, vai. Caldo! Non era Paolo.
No, allora c'è il problema della trasfonda. È trasfondato male. Ti toglio le gomme, ti toglio. Madonna. Ma via, sta, non arriva anche da niente, non si vede, la notte in primo ruolo. Big! Siamo sempre in diretta su automobile.net. Siamo a San Vito dei Normanni per il Winter Buggy Meeting. In pista la prima finale della categoria. Stiamo svolgendo una finale di una gara elettrica, quindi la prima finale durata 10 minuti. In pista Strippoli, Nardelli, Membola, Ancora, Bolognese, Lerede, Mezzapese e Palmisano. Trascorsi 6 minuti e 37 di gara in questo istante, Strippoli conduce, Nardelli si porta a un secondo, quindi adesso è lotta tra Strippoli e Nardelli, distaccati di un secondo e 7. Membola Paolo in terza posizione a 32 secondi, tutti gli altri a un giro sono Ancora, Lerede, Mezzapesa, Bolognese e Palmisano. Corretti, mi raccomando. Hai tolto 9 di gare. Oh, non si ferma più. La Madonna, è un po' capottata la fama, come Dio comanda. In quarta posizione Ancora un giro, Mezzapesa quinta un giro, Lerede sesto un giro, Bolognese settimo un giro, Palmisano a due giri e ottavo. La mappa. Sì, è una mappa lì. Siamo sempre a San Vito in diretta dal Winter Buggy Meeting. Stiamo facendo la prima finale elettrica, finale A. 55 secondi al termine, Strippoli conduce su Nardelli a 13 secondi. In terza posizione Membola a 22 secondi dal leader, Ancora, Mezzapesa, Lerede, Palmisano e Bolognese a seguire. Ecco Strippoli appena transitato sui transponder, 30 secondi al termine. Magari alle prime si può abbattere.
Vediamo come finirà questa prima finale elettrico. Vediamo strip nel misto. Vediamo se Tripoli riuscirà a fare un altro giro. Stop 3, stop al tempo, concludere tutto il giro. Potete rientrare. Recuperi, non lasciate le postazioni fino al termine, per piacere. Il termine lo diamo noi. Stop 4, la 4 è stoppata, la 4, quella macchina è stoppata, deve rientrare. Che male, eh? Non sarà cazzo di cazzo, non so il cazzo che faccio, non marco il misterio, cazzo. Stop 7, chiuso per tutti. Allora la prima finale per la... La prima finale, la finale A. Stiamo qua, non so. La finale si conclude con Strippoli, Membole e Ancora. Un attimo, pa. Giata al Cordolo. Ok, perfetto. Tutti sono transitati, quindi fermarsi sulla linea di partenza, grazie. Ricordo, si parte al suono della tromba. Ci siamo? Attenzione! Meno 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, è partita la finale B qui a San Vito dei Normanni per il Winter Buggy Meeting. In pista in questo momento Martella, Surico, Fanelli, Sciscio, Calamia, Pignataro, Palmisano e Di Leo. Bella. Ecco, si avvicinano i primi qui ai transponder, si accappotta qualcuno in fondo, vediamo chi è il primo che sta transitando. Cara mia, Antonio è il primo in questo momento, un po' di confusione qui. Surico, Fanelli, Martella, Sciscio, questi i primi 5, Pignataro è sesto. Quindi cara mia, Surico, Fanelli, Martella, Sciscio, Pignataro, Palmisano e Di Leo. Questi gli 8 piloti di questa finale, nell'ordine. I primi 7 piloti sono racchiusi in 15 secondi. Ricordiamo che siamo in diretta su automodel.net, poi troverete le registrazioni sempre sul nostro sito o sul nostro canale YouTube, youtube.it/automodelnet. Recupero! Ricordiamo che chiunque volesse avere in pista il nostro servizio di cronometraggio e diretta live streaming delle gare può contattarci scrivendo a info@automodel.net oppure chiamando il numero 392 30 55 594. Ma torniamo in pista. 2 minuti di gara. Martella Nazario conduce, seguito da Calamia, Sciscio, Surico, Palmisano. Palmisano ha segnato il best lap fino a questo momento, 55-0. Pignataro Gianvito è sesto, i primi 5 piloti sono racchiusi in 9 secondi, quindi davvero aperta la finale. Ricordo che al termine delle tre finali sarà stilata la classifica considerando le migliori due della giornata, quindi la lotta sarà aperta fino al termine. Quella macchina deve entrare e sistemare la carrozzeria, grazie. No controsenso, per piacere, o ti porta un recupero o completi il giro. Cara mia Antonio, best lap 46,7. Martella lo segue a 2 secondi, Palmisano a 18 secondi. Cara mia Martella, Palmisano, Tiziano, questi i primi 3. A seguire Surico, Pignataro, Sciscio, Di Leo e Fanelli.
3 minuti di gara. Tre minuti e 30 in questo momento. Cala mia martella Palmisano. Si ora chiuso in 18 secondi. È lotta tra Calamia e Martella. In questo momento però aumenta un po' il vantaggio di Calamia, che guadagna circa 5 secondi. Il distacco tra Calamia e Martella adesso è di 7 secondi e 2. Un motore per trasformare il motore. La candela. Martella passa a condurre, Calamia lo segue ad un secondo, cerchiamo di seguire la lotta tra i due. Sono nel misto in questo istante. Qualche accappottamento nel misto, quindi aspettiamo il passaggio di transponder per capire come sono messi Martella e Calamia. Attendiamoli, ecco l'inquadratura transponder. Sono circa a metà pista in questo istante. Calamia è sempre detentore del best lap, 45 e 5. Dovrebbero avvicinarsi in questo istante. Vediamo un po'. Calamia torna a condurre. Vediamo il distacco con Martella. Martella è un po' attardato a questo giro, vediamo. Martella 9 secondi, quindi Calamia consola un po' il suo vantaggio. Comunque la gara è davvero molto molto combattuta. Calamia è appena transitato sui transponder, l'abbiamo visto, seguiamo adesso nel misto un po', ecco l'inquadratura del misto, sta arrivando sul salto di legno che vedete qui inquadrato proprio sotto il palco, ecco sul salto di legno, curvare molto stretto, molto bene nel misto. E sale a 26 secondi il distacco di Martella dal leader Calamia, quindi evidentemente qualche errore di Martella lo attarda. Calamia, Martella, Palmisano, i primi tre, a seguire Pignataro, Sulico, Sciscio, Di Leo e Fanelli. Chi è? Forse ha preso prima. Non chi è? Chi è? Ricordo che poi se diamo un giro. Tempo! Se è mancata, però qui stiamo effettuando i controlli, ci siamo lo staff di automotel.net, tre persone dedicate, quindi verifichiamo in tre che tutto funzioni correttamente. Abbiamo, diciamo, non il doppio sistema di trasponder, ma il doppio controllore, e quindi seguiamo sempre con molta attenzione le fasi di gara. Alleva la propria. Tempo. No, non scatto, delle camere e tutti i cosi interni. Ma io spostato però, non dico. Io macchina. Questa macchina deve entrare e sistemare la carrozzeria, questa macchina. Ah? Ok, no, ha preso, si è preso, ti confermo che ha preso il giro prima, raga, quindi tutto ok. Allora, poveri griglia, allora. Che succede?
Maria è contento. Tanto che fa la vigilia, la prima. Io non ce l'ho bene. Purtroppo Shish abbandona la gara. Mi spiace, auguri di buon anno. Se continua a seguirci su automotor.net. Alla prossima, ciao, grazie. Un minuto e 5 secondi al termine, cara mia, migliora ancora il suo tempo in questo giro, 45 e 0. L'uomo no. Questo non sta a fare sta girando, no? Questo è per l'uomo. Molto bene. Ultimi 40 secondi. Cara mia, il martello, il distacco di il vantaggio. Il 30 secondi al termine, il vantaggio di cara mia è salito a un giro. Quindi cara mia, Martella, Palmesano, Sulico, Pignataro, Di Leo, Sciscio e Fanelli. E gira per un po'. Quanto è bello, preciso, calore, non è lungo. Michele Ancora al box giuria, per favore, Michele Ancora al box giuria. Mamma! Questo è il video. Se tu vedi, non si gela. Non lasciate le postazioni fin quando tutti chiuderanno il proprio giro. Non lasciate le postazioni. E la scocca. Che numero è quella macchina che sta girando? Ok, non lasciate le postazioni, questa macchina deve ancora terminare. Non lasciate le postazioni. Niente, purtroppo scarica le batterie e quindi si ferma. Finisce la finale B, la prima finale B, e si conclude così. Cara mia vince su Martella e Palmisano. Cara mia, Martella, Palmisano, Surico, Pignataro, Di Leo, Sciscio e Fanelli. Questo è l'ordine di arrivo della prima finale B. Adesso faremo 5 minuti di pausa, quindi caricate, attaccate le batterie e ricominceremo poi con la seconda finale A.